Il cavalluccio fa un figurone davanti ai nuovi compratori statunitensi della maggioranza del club. Gli uomini di Viali si impongono sul Siena col minimo scarto nel giorno dello sbarco di Robert Lewis e John Aiello all'Orogel Stadium di Roma Nuzzi. Nell'ultima gara casalinga del 2021 il Cesena corre un primissimo brivido con questo tocco di braccio di Tonin in piena area sul quale Pannettella di Gallarate lascia proseguire. Senza tentennamenti gli uomini di Paolo Negro creano due palle gol neutralizzate da Nardi. La prima matura sul sinistro di Montiel, poi la seconda firma di Di Santo. I bianconeri rispondono con un'azione insistita di Tonin a rimorchio c'è Steffè che calcia botta sicura, ma Lanini ci mette la manona ed evita il gol. Poco dopo la mezz'ora, su schema da calcio da fermo, è Tonin di testa a non inquadrare la porta. Poi, prima del riposo, Pierini spedisce in curva mare una interessante punizione. La gara non offre particolari spunti fino al lampo del minuto 70. Pierini lancia Tonin, fa valle Scodella sul secondo palo, dove trova l'incornata perfetta del collega Candela che buca la porta ospite. È il vantaggio, ma il Siena non ci sta e si catapulta in avanti. Nardi allontana ogni pericolo, Viali intanto si copre con Munari e Berti, che risultano due protagonisti del finale. L'ex Toro per poco non sigla il raddoppio, mentre il baby centrocampista con una serpentina magica fa terminare la sfida in 10 agli ospiti. A quadro lo stende e riceve il secondo cartellino giallo della gara. Arrivano i titoli di coda, il Cesena sale a quota 39 punti, un bottino straordinario ma a meno 6 dalla coppia galattica composta da Reggiana e Modena. Ora il nuovo film italo-americano può incominciare.